Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione professionale per maestro ceramista promosso dal Comune di Urbania in collaborazione con Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino. In questi anni l'artigianato in genere, ma l'artigianato artistico ha avuto una crisi importante su tutto il territorio nazionale e anche sulla nostra provincia di Pesaro Urbino. In particolar modo l'artigianato della ceramica oggi vede in tutta la provincia pochissime botteghe. Un centro d'eccellenza è sempre stato, ma oggi è Urbania, può dare e deve dare una risposta a questa crisi del settore e lo stiamo dando, anche perché il prossimo anno è l'anniversario di Cipriano Piccolpasso nel 2024. Cipriano Piccolpasso è la persona che in tempi antichi, nel Cinquecento, scrive, mette nero su bianco per la prima volta l'arte della ceramica, e questo personaggio che è nato a Urbania, famoso chiaramente in tutto il mondo, il suo libro L'arte del vasaio, insomma, è presente oggi a Londra, ecco. Proprio per questa ragione faremo il prossimo anno anche un'importante mostra, e per questa ragione, insomma, abbiamo fatto partire questo corso per dare la possibilità a giovani, a persone che abbiano voglia di iniziare questa attività. L'artigianato artistico è un settore che da sempre sta a cuore a Confartigianato e noi puntiamo a tutelarlo. Noi interveniamo all'interno del Monte Ore della didattica con il nostro progetto Fare Impresa, che è un momento di confronto, di informazione e orientamento proprio per i cittadini che hanno un progetto di impresa e vogliono avviare la loro nuova attività con il piede giusto, acquisendo tutte le informazioni. Ci sono all'interno della didattica due nostri maestri artigiani, che sono Gilberto e Giuliano, titolare del laboratorio d'arte di artigianato artistico, di ceramica artistica antica Casteldurante, quindi saranno loro i protagonisti delle ore di didattica. Si tratta di un corso completamente gratuito di 144 ore totali e intende formare una figura professionale in grado di occuparsi della ricerca, dello studio e della produzione di manufatti in ceramica. Presenti nel corso 90 ore di laboratorio, 10 ore di teoria nei musei, 40 ore in bottega e 4 ore di nozioni giuridico-amministrative. Al termine del percorso, gli allievi che avranno frequentato almeno l'80% delle ore del corso riceveranno un attestato di partecipazione. L'inizio del corso per maestro ceramista è previsto per l'11 dicembre 2023. Per accedere al corso basta scaricare il modulo presente all'interno del sito istituzionale della città di Urbania, ma anche il sito turistico. Quali sono i requisiti? I requisiti hanno a che fare chiaramente con percorsi artistici e storico-artistici, quindi accademie, lauree in beni culturali, licei artistici, diciamo una formazione che ha già ragazzi, persone formate che hanno già un imprinting abbastanza stabilito.